Paolo Gentiloni, giornata bresciana questa, prima a Bione e poi a Castenedolo. Sì, è un'occasione per incontrare cittadini di Bione, di Castenedolo, e si parla di libri, ma parlando di libri naturalmente si parla anche della situazione del nostro paese, delle prospettive, di come stiamo in Europa, di come dal mio punto di vista si può fronteggiare questa onda nazionalista, populista che trovo preoccupante. E in fondo siamo anche già in campagna elettorale, nel senso che si avvicina l'appuntamento delle elezioni europee del 26 maggio, che sarà un appuntamento molto importante. La sfida impopulista è il libro che presenterà oggi a Bione Incontra. Bione Incontra è un'associazione fatta soprattutto da giovani. A proposito di populismi, cosa si sentirebbe di dire lei ai giovani? Ma di scommettere sull'Europa, di non farsi ingannare da chi rischia di mettere un po' ai margini il nostro paese dall'Europa. L'Europa è, credo, nel mondo che si profila, un mondo in cui le grandi potenze, Stati Uniti e Cina, hanno rapporti tesi tra loro, in cui il futuro del lavoro richiede grandi investimenti sulle tecnologie, in cui la convivenza con persone di origini diverse sarà un grande problema. Richiede un'Italia che abbia una voce e un peso in Europa. Quindi certamente i problemi più immediati che affrontiamo sono i problemi del lavoro, sono i problemi della sicurezza, ma l'ambito europeo è una risposta che credo soprattutto i giovani abbiano abbastanza chiaro, no? I giovani in fondo si sentono più europei di noi. L'ultima domanda, oggi a Brescia c'era anche il suo successore Conte, che è capo del governo, il presidente del Consiglio di questo, che è il governo forse dei populismi. Sì, ed è un governo che purtroppo mi sembra abbia provocato delle difficoltà al paese sul piano economico. Noi abbiamo certo un'economia per fortuna ancora forte, vitale, ma siamo di nuovo in recessione dopo appena 7-8 anni, da cui ci eravamo risollevati dalla recessione gravissima del 2011-2012. Siamo molto isolati sul piano internazionale. E mi sembra che siamo anche un po' fermi, paese paralizzato da una campagna elettorale permanente. Questo governo è al governo da 10 mesi e mi sembra che la campagna elettorale non sia mai finita. E purtroppo adesso ne avremo un altro pezzo fino alle elezioni europee. Nel frattempo, difficoltà, lavoro, ruolo dell'Italia in Europa, crescita, innovazione tecnologica, giovani nel mezzogiorno, tutti i problemi che avrebbero bisogno di un maggiore impegno di un governo che mi sembra litighi troppo e faccia troppo poco. Se lei dovesse fare una previsione, quanto dura questo governo? Ma mi sembra che abbia di fatto già esaurito un po' le batterie. Per prendere una qualsiasi decisione si impiegano settimane e si cerca un po' più di polarizzare, di litigare tra i partner del governo che non di fare cose. E così non credo che si possa andare avanti. Poi saranno loro a decidere se e quando, come si dice, staccare la spina. Questo non lo decide l'opposizione. L'opposizione deve preparare un'alternativa, ma non credo francamente che si andrà più avanti del 2020. Grazie. Grazie a lei. a lei.